30 maggio 1973. 8:30 di un mercoledì sera, quasi come gli altri. Siamo a Belgrado, capitale della Jugoslavia, fino a che ci sarà una Jugoslavia, e cioè fino ai primissimi anni 90. Crvena Zvezda Stadion, ovvero lo stadio della Stella Rossa. Allora era soprannominato Maracanã, con la K, e come il Maracanã con la C, quello di Rio de Janeiro, poteva contenere oltre 110.000 spettatori. Oggi la capienza è dimezzata e lo stadio è intitolato a Rajko Mitić. Vi risparmio la googolata, era un attaccante nazionale jugoslavo, bandiera della Stella Rossa tra il 46 e il 59. Anzi, la stella della Stella Rossa. Sì, perché il club di Belgrado aveva una tradizione ultra cinquantenaria, quella di assegnare ogni 10 anni il titolo di Stella della Stella a quel calciatore che si fosse particolarmente distinto per meriti o onori, sostanzialmente il loro giocatore del decennio. In 5 hanno vinto questo premio speciale. In più ci fu anche una sesta e ultima assegnazione, non a un calciatore singolo, ma a tutta la squadra. A quella Stella Rossa che nel 1991 vinse la Coppa dei Campioni in Italia, al San Nicola di Bari, battendo in finale ai rigori l'Olympique Marsiglia. Darko Pančev e Olmeta. Darko Pančev. Crvena Zvezda è campione Europa! Crvena Zvezda è pobedi Coppa Europa campiona! Fudbalske federacije kapitenu Stevanu Stojanoviću, junaku ove utakmice, predaje veliki srebrni pehar. Noi però siamo rimasti allo stadio della Stella Rossa e sono sempre le 8:30 di quel mercoledì sera che continua a non essere come gli altri, soprattutto per la Juventus che in Europa... La Juve è alla sua quinta partecipazione alla Coppa dei Campioni e finora ha raccolto 2 primi turni, un quarto di finale e una semifinale nel 1968. In Coppa delle Coppe non è andata certo meglio, anzi, decisamente peggio. Fuori al primo turno nell'unica partecipazione datata 1965. 1-0 a Torino contro il Liverpool e 0-2 al ritorno in Inghilterra. Momento. 2 finali europee ci sarebbero, anzi, ci sono, ma è la Coppa delle Fiere, un torneo europeo su inviti e non su partecipazione in base alla classifica. E infatti il suo albo d'oro non è riconosciuto dall'UEFA. Però, nel dubbio, la Juventus quelle 2 finali le ha perse entrambe. 1965 contro il Ferencváros e 1971 contro il Leeds. Insomma, a Belgrado quella sera ci sono le emozioni della prima volta e della grande occasione. L'avversaria però è tosta, L'Ajax di Johan Cruyff, quella che la stampa e gli addetti ai lavori ritengono la squadra più forte del mondo. La grande favorita è lei, e ci mancherebbe altro. Gli olandesi avevano vinto le ultime 2 edizioni e stavano facendo vedere qualcosa che sarebbe poi esploso l'anno dopo, nel 1974, al Mondiale in Germania, dell'Ovest. L'Olanda arrivò alla finale contro i padroni di casa con 5 vittorie, un pareggio e nessuna sconfitta. 14 gol fatti e 1 subito. Passò anche in vantaggio in finale, al primo minuto su calcio di rigore, poi 2-1 Germania, dell'Ovest. Ormai però il calcio era cambiato. Certe dinamiche di gioco, quello che veniva definito il calcio totale, lo avevano inventato loro, esattamente in quei primi anni 70. Juventus e Ajax, 2 squadre diverse. Diverse anche nell'approccio alla partita. Per farvi capire, la Juve è in ritiro in Jugoslavia da 5 giorni e sta vivendo una specie di clausura da monastero, arroccata a Novi Sad, a 90 km da Belgrado. L'Ajax è arrivata in città il giorno prima della partita e i giocatori sono in albergo con mogli, fidanzate e tifosi al seguito. La Juventus è allenata dal cecoslovacco Šestmír Vispálek, che ha appena vinto il suo secondo e ultimo scudetto consecutivo. Eh sì,
10 giorni prima si è giocata l'ultima giornata di campionato di Serie A, domenica 20 maggio. Già da aprile, a 6 giornate dalla fine del campionato, la stampa italiana aveva tagliato fuori la Juventus dalla corsa allo scudetto, sentenziando che il tricolore era ormai roba milanista e che solo la Lazio avrebbe potuto guastare la festa. In effetti, mancando 6 partite e tenendo conto che la vittoria allora dava solo 2 punti, l'inerzia era tutt'altro che juventina, con il Milan a 38 punti, a più 3 sulla Lazio e a più 5 sulla Juve. Però certi titoli non bisognerebbe mai scriverli, mai. È come lanciare un boomerang e poi mettersi di spalle con aria altezzosa. Cosa potrà mai succedere? E infatti è successo che la Juve ha fatto 6 vittorie su 6 e il Milan è arrivato a giocarsi quell'ultima partita con la Coppa delle Coppe vinta 4 giorni prima a Salonicco contro il Leeds, ma senza neanche una goccia di benzina nelle gambe. Tutto dunque passerà da Verona-Milan, con l'Hellas già salva e tranquilla. Dopo 29 minuti i rossoneri sono già sotto 3-0. Finirà 5-3 per l'Hellas e nascerà lì il triste mito della Fatal Verona. All'87esimo di quella domenica 20 maggio, Milan, Lazio e Juventus sono in parità a 44 punti. E in quel caso c'è lo spareggio a 3 squadre. In quel momento però a Roma, con la Juve sull'1-1, una palla carambola fuori dall'area dopo un cross di Causio. Cucureddu la controlla e la tocca, direi, piano sotto la traversa. Raccoglie il numero 8 juventino, rimette ancora a parabola verso il centro, salta, betta e libera sui piedi di Cucureddu, tiro e gol! Ha segnato Cucureddu per la Juventus. La Juventus in questo momento è virtualmente campione d'Italia. Un minuto dopo il Napoli passa in vantaggio contro la Lazio. 2 minuti dopo è scudetto. La Juve evita la pericolosissima eventualità di uno spareggio a 2 o a 3 squadre, che si sarebbe dovuto giocare la settimana successiva, con la certezza di togliere energie fisiche e mentali a pochi giorni dalla prima vera finale europea della storia bianconera. Crvena Zvezda Stadion. Torniamo là perché adesso le squadre stanno entrando in campo. Mister Vizpalek parte con il tridente. Bettega, Altafini, Anastasi. La formazione è offensiva, ma la Juve parte contratta. Troppa la tensione accumulata. Il difensore Morini accuserà alcuni compagni di aver avuto paura. L'Ajax controlla il ritmo e dopo 4 minuti passa. L'azione parte con un possesso palla degli olandesi sul quale la difesa juventina... Beh, non è che vada proprio in marcatura asfissiante, eh? Anzi, diciamo pure che lascia parecchio agio. Blankenburg, difensore, vede partire il taglio di Johnny Rep che stacca contrastato dal terzino Longobucco. Ne esce un colpo di testa tanto morbido quanto beffardo che cavalca Zoff in diagonale. In effetti è una parabola strana. Lo stesso attaccante anni dopo dichiarerà che quello fu un colpo di testa fortunoso. L'Ajax non rinuncia ad attaccare, continua a fare gioco e la Juve, meno prestante fisicamente, prova a sfruttare in contropiede qualche spazio concesso e riesce ad avere un paio di occasioni per pareggiare. Nel secondo tempo la manovra dell'Ajax diventa meno corale e più affidata alle individualità. All'ultimo minuto, il portiere Heinz Tui prova a combinare il disastro, azzardando un rientro palla al piede verso la propria porta. Anastasi si lancia e molto probabilmente con un altro paio di metri riuscirebbe anche a guadagnare vantaggio sulla palla, ma è anticipato da Blankenburg che spazza via l'ultimo pericolo. L'arbitro, Gugulovic, fatica a farsi consegnare il pallone. Non si capisce bene cosa voglia fare. Oppure sì. Lo insegue, la Juve batte comunque una punizione rapida, ma è finita lì. L'Ajax rispetta il pronostico, vince la terza Coppa dei Campioni consecutiva e come da regolamento diventa proprietaria del trofeo originale. Per una strana ironia della sorte, tante foto di quella sera dopo le premiazioni immortalano i giocatori dell'Ajax che a gruppi esultano o corrono lungo la pista di atletica attorno al campo con la Coppa
e hanno tutti la maglia bianconera da poco scambiata con gli avversari. Sembra quasi che abbia vinto la Juve. No. La Juventus tornerà a giocarsi l'ultimo atto, 10 anni dopo, 1983, nella finalissima di Atene. Ma quella è la seconda tappa. L'appuntamento è qui, i videoblogger.